Dice: una cosa bella di questa casa è che un giorno svegliarti davanti al mare e un giorno svegliarti in alta montagna, rigorosamente scassinata con furto annesso delle uniche cose di valore che avevamo: computer e macchina fotografica. Questo è il soggiorno che nell'eventualità in 30 secondi si trasforma da ingresso a sala da pranzo. Da ingresso a sala da pranzo, la biblioteca. Questa è la biblioteca in soggiorno. Entrata, sala da pranzo, oppure il televisore. Facciamo la serata cinema, che è una serata veramente carina. Poi la cucina. La cucina, accendi il gas e la temperatura passa da 30 a 38 gradi in pochi minuti. Anche perché se tieni aperto si spegne il sì, fuoco, esatto. Sì. Per la notte sono uno e questo. E sono i due castello. Letti, il letto a castello dei ragazzi. La cameretta ragazzi. Dei bambini. E per il nostro letto, grande lusso, e due. Questo qui è l'armadio di Martino, l'armadio di Nicolò. Qui sotto è il gavone, sarebbe la nostra dispensa, dove teniamo tutte le cose ingombranti, la chitarra, l'aquilone. Fondamentale l'aquilone, racchette da ping pong fondamentali, e qui è la zona dell'armadio comune con dei giochi, le radioline, magari i ragazzi si vogliono muovere in autonomia, si portano dietro la radiolina, pentole, bicchieri e quello che può servire, il minimo indispensabile, anche perché comunque diventa faticoso se no, se hai cose in più, e poi non servono. Qua c'è il lavandino con il rubinetto che serve per fare la doccia, e qua c'è il WC. Poi anche fai, seduto no, sulla tazza hai anche un panorama, insomma, importante. Uno è il laboratorio attrezzi, diciamo, con tutti gli attrezzi, il portascarpe, che sono le scarpe due paia a testa di norma. In estate, quando fa caldo, montiamo un bidone, una doccia solare sul tetto, e questo, diciamo, è il garage. E questa è la veranda dove in estate praticamente tiriamo fuori per ripararci dal sole.